siamo in compagnia del direttore del Museo di Capodimonte, Bellinger, che è proprio il deus ex machina anche per questa mostra molto speciale. Questa mostra, diciamolo subito come si chiama. Napoli, Napoli di lava, porcellana e musica. Ecco, direttore. È tutto detto lì. È un incontro di tutti gli arti. La lava? La lava, c'è il Vesuvio, c'è anche la mineralogia, la scienza delle pietre, che è una cosa che nasce a questa epoca. E io credo all'unità dell'arte. Credo che tutti gli arti hanno la stessa dimensione, la stessa ambizione. Non credo alla gerarchia delle arti, non credo che la pittura sia l'unica arte. Abbiamo a Capodimonte una collezione d'arte decorativi che è assolutamente meravigliosa. La porcellana? La porcellana, sono nelle collezioni di Capodimonte 6.000 pezzi di porcellana. Questo gabinetto cinese, chinoiserie, cineseria. E in questa sala abbiamo un incontro straordinario, la porcellana di Capodimonte. Questo era il gabinetto, il boudoir della regina Amelia di Sassone, la regina consorte di Carlo di Borbone. Poi abbiamo lo spettacolo della regia di Roberto di Simone dell'idole cinese di Paisiello. E la musica sarà proprio la musica dell'idole cinese, ecco, dei paesi. Veniamo alla terza parola di questo titolo così ampio di questa mostra, la musica. La musica. E io ho sempre pensato che Napoli non si può capire senza la musica, sia la musica colto che la musica popolare, che sono tutte e due in dialogo. E in questa stanza si chiederà cosa c'è di cinese tra l'idole cinese del paesiello, le chinoiserie di porcellana di Capodimonte e la sartoria teatrale del San Carlo sul tema cinese. Percorrendo l'appartamento reale poi sembra di incontrare tanti personaggi per come è stata allestita e pensata questa mostra. E questa è l'altra parte affascinante. Perché abbiamo anche persone che giocano. Che abbiamo scrivono. Immaginato una favola che i personaggi del San Carlo sono stanchi di essere chiusi nella finzione della storia del libretto d'opera e hanno deciso di scappare del San Carlo e scappano per incontrare la vera storia a Capodimonte. E cosa scoprono? Che la vera storia è anche una favola. È un po' come tornare a casa per questi personaggi, tornare tra i loro oggetti, tra quello che è stata la loro vita. Uscendo fuori da una sartoria teatrale del Teatro San Carlo straordinaria e uscendo fuori da quelli che erano i due gioielli di Carlo, San Carlo e Capodimonte. E quindi è qualcosa che ci unisce nella storia e non solo, ma ci unisce anche nel sentimento e nel senso del teatro. E con Sylvain Bellinger questa unione di intenti è stata sin dall'inizio. E sin dall'inizio abbiamo pensato che noi dovevamo fare un progetto insieme. E il progetto nasce come qualcosa che vuole essere vivo, che pensa alla vita. Ecco, questa mi fa fatica a pensare alla mostra, a denominarla mostra, perché è qualcosa di più, è qualcosa che guarda avanti, qualcosa di vivo, e i personaggi che attraverseremo, che ci accompagneranno in questa mostra, vivono qui dentro a casa loro. Direttore, siamo nella sala del Grand Tour, è qui che si ascolta musica l'aria del Demofonte di Iommelli. Sì, si sa anche che la musica di Iommelli è stata ascoltata da Mozart durante il suo viaggio a Napoli. E Mozart, come tutti, ha fatto il viaggio a Napoli, perché Napoli è un posto inevitabile per la cultura all'epoca. L'evento il più importante del momento è la scoperta di Pompei e Herculanum. Si scopre un mondo di una raffinatezza almeno equivalente a quello del Settecento e c'è tutta una civiltà che scopre un mondo sparito, che è anche un trauma morale, perché una civiltà può sparire e
si trovava di tutto. Il mondo intero veniva a Napoli per studiare. Abbiamo tutti gli artisti che vengono a studiare quello che fa il ritratto, quello che fa la scultura, quello che studia l'antichità, quello che organizza il collezionismo, l'architetto. E poi il regno è molto intelligente, ha capito l'importanza di questa scoperta e Carlo di Borbone utilizza Pompei Herculaneum veramente come una promozione del regno e la produzione delle arti a questo momento sia da Carlo ma ancora di più da Ferdinando IV è proprio legato alla cultura dell'antichità. La mia scelta si è orientata su tutte le opere del Settecento, in particolar modo quelle messe in scena da Roberto Di Simone. I costumi sono di Odette Nicoletti, ci sono anche dei miei costumi, di altri costumisti come Emanuele Ungaro. Guardando questa mostra ci si può rendere conto che cosa unisce la porcellana ai costumi. E unisce l'artigianalità, cioè la manualità, oltre al pensiero dell'artista. I costumi sono fatti con le mani, sono costruiti con le mani. Alle nostre spalle, con il direttore Benleger, c'è appunto la scena del gioco. Il gioco, che è una cosa fondamentale a Napoli. Napoli è una città greca che crede al destino, quindi ogni anno, all'inizio dell'anno, si prova di indovinare il destino dell'anno, il futuro, cosa accadrà quest'anno. E questa mitologia fondamentale l'abbiamo illustrata con questa scena. Ma sono anche mobili, che sono mobili di gioco, sono carte che sono oggetti della corte, che questo è una tradizione sia popolare, sia aristocratica, borghese, ma anche reale. Quindi tutto il mondo, tutta la società napoletana prova di pensare e indovinare il futuro ogni anno. E l'abbiamo messo in scena perché mi trovo questo come fondamentale per la civiltà napoletana e la sedimentazione greca che crede al destino. Cette exposition est une histoire. Un scénario que l'on raconte de salle après salle au cours de l'exposition. L'idée de l'exposition, c'était de faire un spectacle qui s'adresse à tous les publics, pas seulement les spécialistes en porcelaine, les spécialistes du costume, les spécialistes de la musique, le public en général, pour qu'il y ait toujours que cette exposition soit comme une fête. Une fête où tout le monde peut comprendre et tout le monde peut aimer les choses. Donc on a cherché à faire quelque chose de simple et quelque chose de précis. Pulcinella, eccoci in questa sala, la storica e tradizionale maschera napoletana. Pulcinella, un altro grande mito napoletano. Pulcinella è proprio l'immagine della sovversione, ma a ogni livello, ogni volta che lui tocca qualcosa, lo tocca con l'ironia, che è la più grande e profonda filosofia napoletana. Per esempio, quando Pulcinella fa la corte a Colombina, non è Colombina che è incinta, è Pulcinella, è lui che dà nascita ai bambini. E questo è il film Carosello Napoletano che abbiamo in questa sala. Poi quando muore Pulcinella, muore con il re. Il re, c'è questo grande mito che viva il re e morto il re. Pulcinella passa la maschera al figlio come il re passa la corona al figlio. Quindi un mondo ironico della politica del tempo. Questa sala è una delle più belle sale dell'allestimento perché la sala da ballo è meravigliosa. Quindi abbiamo organizzato una proiezione del film Carrusel Napoletano che è fatto proprio da personaggi di Pulcinella che vengono del San Carlo. Allora non ci resta che dire viva Pulcinella. Viva Pulcinella, viva Napoli, viva la musica, viva Capodimonte.
Non c'è sposa con la dolce.